Bella a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono Doc e oggi siamo qui per fare un piccolo spoiler ai giocatori che usciranno oggi alle ore 20. Tre nuove icone Prime, tutte sfisellanti, tutte da godersele, tutte da analizzare, poi domani ovviamente. Prima di cominciare vi chiedo come al solito un bel like qua sotto, di iscrivervi al canale, di commentare, di passare nel link in descrizione per tutte quante le informazioni, il sito, canale, tutte queste robe qua. E soprattutto per passare dal sito Viola, ragazzi, trovate in descrizione tutto quanto perché oggi alle ore 15, massimo 15:30 sarò in live sul sito Viola per fare insieme le partite del versus appunto del Toti. Quindi faremo poi anche uno spacchettamento. Se volete seguirmi, sapete dove trovarmi. Detto questo, ragazzuoli, piccolo spazio allo sponsor e poi cominciamo. Bene, eccoci qui. I giocatori in questione sono appunto Cryfe, Gullit e Cafu. Molto probabilmente, raga, c'è poco da fare. Cryfe attaccante, tra parentesi, perché ST. Wow, ok. Tanta roba. Me lo aspettavo più CF o COC, CAM, appunto. Cose del genere. Gullit CC, raga, la sicurezza. Il giocatore in assoluto più forte. Allora, Gullit in assoluto è il giocatore più buggato che io abbia mai visto in FIFA, in generale, sia su mobile che su computer, che su console. Non cambia niente, è proprio sempre rotto perso. Quindi sarà rotto perso sicuramente anche questo, senza nessuna cosa. Cioè, è proprio una cosa sicura. Per non parlare di Cafu, che il pendolino sarà una roba micidiale. Magari forse potrebbe peccare un po' in fisico, ma in velocità, difesa e tutto il resto. Sarà una macchina da guerra senza freni. Con le prime sono difficili da raggiungere, ovviamente, raga. Quindi, che fondamentalmente non è che tutti quanti li pescano, cose del genere. Anzi, per adesso del gruppo che io ho sentito, cioè che sento nel gruppo di Telegram e cose del genere, soltanto in 4 o 5 hanno pescato un'icona prime. Quindi, beati voi, detto sinceramente. Io mai fortuna in niente in questo gioco, quindi c'è poco da fare. Dovrei mollarlo, no? Vabbè, scherzo. Comunque, questo è quanto in generale. Molti di voi, essendo che mi state chiedendo sempre in tanti come fare a vendere, vi do un piccolo aiutino, diciamo, ok? Allora, come potete vedere, adesso nei miei ordini ho una serie di giocatori messi in vendita, no? Ovviamente non li sto riuscendo a vendere, perché come sapete benissimo, ci sono dei casini. Però ieri sera mi è capitato di venderne uno, perché ho seguito alla lettera i vari reset che si presentano su FIFA Renders. La cosa sarebbe di mettersi proprio le sveglie di FIFA Renders e cercare di andare a rimettere i giocatori nel mercato tutte le volte possibili, ok? Non è che funziona tanto. Ieri sono riuscito a vendere un Van der Sar e un 106, e un Kane, ok? Quindi avevo fatto un tot di soldi e mi sono andato a comprare Eder Militao di nuovo, ok? Perché ho fatto la sculata, ho provato a fare a vedere, quell'altro non riesco. Casini, diciamo. Però in generale due sono riusciti a venderli. Il problema è che non si riesce a vendere perché non c'è effettivamente richiesta. Cioè, appunto, nessuno chiede un 106, un 107, un 108 per fare la sfida, appunto, lo scambia che c'è nella sezione scambia. Di conseguenza, questi giocatori rimangono praticamente invenduti. Buone notizie però, perché bene o male il prossimo evento potrebbe essere incentrato sulla Champions o su qualcosa di questo genere qua, e in teoria dovrebbe essere un evento di farming crediti, perché appunto questo qui era un evento per dare a tutti i giocatori la possibilità di cambiare e rivoluzionare la squadra. Il prossimo evento dovrebbe essere improntato a far fare crediti per i nuovi giocatori che appunto sono entrati e che non hanno la possibilità di potenziare potenziamenti abilità e far salire i giocatori di grado. Quindi in teoria dopo questo evento ci dovrebbe essere un evento di farming di risorse, quindi di potenziamenti abilità, di soldi, cioè appunto crediti e di gradi allenatore, cioè di gradi giocatore, tutte queste cose qua. Spero in bene, perché se no diventa veramente molto molto meccanica questa cosa. Praticamente si gioca e basta per non avere nessun risultato. Spero inoltre che l'evento prossimo sia strutturato in una maniera tale che non tutti quanti possano prendere tutti i giocatori, cioè che bisognerà scegliere, perché in quella maniera il mercato si ristabilizzerà un pochettino. Ok, ragazzoli, spero di essere stato d'aiuto a chiarire un attimino le idee su come vendere, su come fare.
Abbiamo guardato le varie cose. Io vi aspetto sto pomeriggio sul sito Viola in Allegria per giocarci qualche versus insieme e cominciare a dare una continuità anche al sito Viola per cominciare a portare anche diversi contenuti. Per questo vi invito anche a scrivermi qua sotto nei commenti che cosa vorreste vedere appunto sul sito Viola oltre a FIFA Mobile, perché io vorrei portare tantissimi altri giochi. Se volete vedere giochi anche vecchi, qualsiasi cosa che sia, cercherò di portarveli, ok ragazzoli? Detto questo, noi ci troviamo più tardi in live. Bella bella ragazzoli, buona giornata e a più tardi. Come al solito però, prima di andarvene, un bel like qua sotto, iscrivetevi al canale, commentate, passate il link in descrizione, tutte quelle cose lì ragazzoli, perché sembra ma serve e a me mi hai dato una grande mano per continuare a salire e continuare a portare contenuti più che altro. Detto questo, grazie ancora di cuore, a presto.